Osservazioni simili continuerò a farle. La ringrazio. A facoltà per i socialisti e democratici il presidente Pittella. Presidente, signor Primo Ministro, nei prossimi 6 mesi la sua presidenza sarà di fronte ad un bivio decisivo. Essere corresponsabile, pur non volendolo, dell'ulteriore declino del progetto europeo, o essere protagonista, come lei ha detto e come lei vuole, del suo rilancio. E il nostro gruppo, il gruppo dei socialisti e dei democratici, vuole aiutarla sulla strada del rilancio e per sostenere la ripresa economica che ricordava il Presidente Juncker, non basta rafforzare il mercato interno. Serve un cambio di passo nella politica economica e sociale e ci aspettiamo dagli Stati membri un impegno a rafforzare il piano di investimenti. Da subito dobbiamo inoltre porre le condizioni per una capacità fiscale dell'Unione. Bisogna mettere gli Stati membri nella condizione di investire e per questo noi insistiamo sempre sul concetto della flessibilità, non è un refrain musicale. È una possibilità concreta di investire, di creare economia, di creare nuovi posti di lavoro. Flessibilità che, come ha ricordato Juncker, deve valere anche sui rifugiati. Si dovrà poi andare avanti con la Banking Union e approvare la garanzia europea dei depositi. Sulla fiscalità ci aspettiamo una svolta che sostenga gli sforzi della Commissione. Non si può essere ossessionati dal dogma della disciplina dei bilanci pubblici e poi consentire ad imprese multinazionali di sottrarre alle casse pubbliche centinaia di miliardi di euro. Le tasse vanno pagate dove si fanno i profitti e per questo chiediamo alla Presidenza olandese di sostenere le proposte indicate nel rapporto Ferreira-Teurer. Innanzitutto vogliamo una rapida approvazione del public country by country reporting e sull'Europa sociale e sulla sostenibilità ambientale. Anche qui serve uno scatto. Il dumping sociale è una sciagura. Il nostro gruppo vuole che la sua presidenza venga ricordata per il suo contributo determinante all'approvazione di un buon labor mobility package. Attendiamo nelle prossime settimane la presentazione da parte della Commissione di questo pacchetto e soprattutto della revisione della direttiva Posting of Workers. Per noi, lo ricordiamo al Presidente Juncker, che è sensibile, questa è una linea rossa e fa parte del patto sulla base del quale noi abbiamo votato la Commissione europea. Sulla crisi dei rifugiati, le soluzioni sono sul tavolo. E le ha messe la Commissione europea, non le devo ricordare, le ha ricordate poc'anzi il Presidente Juncker. Va superato lo stallo che è creato da alcuni Stati membri, e lo voglio dire a lei, lo voglio dire a Tusk. Sono ore, non giorni, non settimane, che vanno spese per convincere gli Stati riottosi e riluttanti. Perché poi arriva la primavera e la situazione diventerà ancora più difficile, anche su Schengen. I segnali che arrivano da alcuni Stati membri non sono per nulla incoraggianti. E sento parlare di mini Schengen, vedo Stati membri che reintroducono i controlli alle frontiere, sono scelte sbagliate, sono scelte inefficaci e persino dannose, come ha ricordato Juncker, per l'economia europea. L'Europa, concludo, non deve chiudersi in se stessa. Lancio un appello perché si apra nelle prossime ore un corridoio umanitario per salvare le città siriane strette nella morsa del gelo e della fame. Dobbiamo guardare lontano, oltre i nostri confini, e su tanti dossier come i conflict minerals, l'Europa può mostrare che è una grande forza di cambiamento. Signor Primo Ministro, buona fortuna e buon lavoro. Grazie. L'onorevole Fince vorrebbe rivolgerle una domanda. Gianni, prego. Thank you, Mr. Chairman. Grazie. Onorevole Pittella,